Si intitola Il nostro credo nel cuore della fede ed è un libro a firma di Monsignor Ivo Muser, vescovo della diocesi di Bolzano-Bressanone. Un volume significativo pensato e redatto in questo anno della fede indetto da Papa Benedetto XVI, che pone Cristo al centro assoluto della nostra vita di cristiani. La scrittura appare scorrevole e accessibile ad un pubblico ampio perché proprio questo è l'obiettivo che l'opera si pone. Parlare a tutti e offrire a tutti uno strumento di lettura per comprendere la centralità di Cristo, del suo messaggio. Ecco l'autore, il vescovo Ivo Muser, al nostro microfono. Ecco, Monsignor Muser, un nuovo libro. Con questo libro cosa vuole dire ai fedeli della diocesi? L'11 ottobre scorso il nostro Papa Benedetto ha indetto per tutta la Chiesa l'anno della fede. E questo mio libretto vuole essere semplicemente un piccolo contributo per riscoprire la bellezza, il fascino e soprattutto anche i contenuti della nostra fede. Vuole essere un piccolo invito per poter riscoprire personalmente e anche in comunità la nostra fede. Nel corso della presentazione ufficiale del volume, al pubblico e alla stampa, Monsignor Muser ha ulteriormente approfondito il perché e gli obiettivi di quest'opera. Ecco un breve passo del suo discorso. Questo il nostro libretto vuole essere semplicemente un invito per riscoprire i contenuti della nostra fede e, come sono convinto, la bellezza della nostra fede. La nostra fede innanzitutto non è un saggio, non è un libro, non è una teoria, non è un concetto puramente morale. La nostra fede non consiste in un insieme di comandamenti e di divieti. La nostra fede è innanzitutto relazione. Credere significa entrare in una relazione e guardare con questa relazione alla nostra vita, a tutti gli ambiti della nostra vita. È importante che il vescovo di Bolzano-Bressanone abbia voluto insistere su quello che è stato il messaggio principe che l'ormai Papa Emerito Benedetto XVI ci ha lasciato: la centralità di Cristo nel nostro essere e vivere da cristiani. Non di sociologia, non di politica la Chiesa deve parlare, ma dell'evento che ha mutato la storia del mondo, la venuta sulla terra del Figlio di Dio. Soltanto dall'incontro, dalla relazione che unisce l'uomo a Dio può nascere un mondo nuovo, arricchito di giustizia, verità e pace. Dopo 2000 anni dovremmo averlo tutti compreso. Ed invece, oggi in modo particolare, l'umanità sembra voler rinnegare Dio, credere di potercela fare da sola. Ed i frutti negativi sono sotto gli occhi di tutti. Ed ora Pietrevive continua con questi titoli: fragilità e forza nei rapporti familiari. La domenica pomeriggio, note d'organo in cattedrale. Videro e credettero. Predazzo, dallo sport sulla neve al dialogo in Cristo. Vallagarina, associazione diabetici in assemblea. Santa Giuliana di Levico, giornata di formazione per gli animatori d'oratorio. Cavedine, antiche figure per la passione di Cristo. Trento, la comunità diocesana in preghiera per Papa Benedetto. Ed infine, ritratti di Santi 2013, Santa Catherine Mary Drexel. Famiglia e società alla prova. Questo è il focus della giornata dal titolo Fragilità e tenuta delle relazioni di coppia oggi. Un tema quanto mai attuale che intende indagare le fragilità di coppie e famiglie proponendo indicazioni operative sulle modalità di presa in carico e sulle risposte che il sistema integrato dei servizi socioassistenziali e sociosanitari offre alla dimensione familiare e soprattutto alle coppie di oggi. La giornata è nata dalla sinergia tra il CISF, il Centro Internazionale Studi Famiglia e il Centro Studi Erickson.
Dal rapporto CISF 2011 sulla famiglia è emerso che la relazione di coppia è solo raramente al centro di particolari attenzioni, anche se sorgiva del progetto familiare. Per il CISF l'attenzione alla famiglia è decisiva, nel senso che la riteniamo veramente la spina dorsale del paese, e con questo rapporto abbiamo voluto mettere a tema la questione della coppia, perché è il luogo fondativo del familiare. Se la relazione di coppia tiene, anche le responsabilità genitoriali e la responsabilità pubblica delle famiglie è più capace di agire, ed è una delle ed è uno dei luoghi in crisi. Oggi le coppie fanno fatica anche perché si sentono sole e abbandonate, quindi nel rapporto ci domandiamo anche come si fa a stare vicino a una coppia aiutandola ad affrontare le normali fatiche della vita quotidiana. Secondo la ricognizione effettuata dal CISF, la coppia si fonda su una base individuale, orientata soprattutto sui bisogni del singolo o sulla tutela dei minori, perdendo spesso la specificità del legame. È urgente che i servizi socioassistenziali e sociosanitari che si prendono in carico un bisogno di natura familiare diano attenzione particolare alla relazione di coppia. Noi ci chiediamo appunto come possono non solo i servizi specialistici, ma tutte le comunità locali attivarsi e costruire, diciamo, un ambiente, un'ecologia che sia umana e che sia supportiva per chi è in situazioni di particolare fragilità. Ma sempre più dobbiamo anche chiederci come le persone, le famiglie che sono in fragilità, proprio per questo, proprio per essere in una situazione esistenziale che li muove profondamente verso il cambiamento, possono diventare, diciamo, delle risorse importanti in direzione dei servizi specialistici di aiuto e in direzione della comunità. Al convegno sono stati presenti nomi illustri del settore, i quali hanno posto particolare enfasi alla dimensione della coppia come bene relazionale, da valorizzare e custodire. Maggiori dettagli andranno in onda nell'ambito della rubrica L'albero della vita mercoledì 6 marzo alle ore 13.30 e alle 21 su Telepace Trento, Telepace Regione 2. Quaresima, tempo dedicato all'ascolto e alla meditazione, offre ogni anno ai credenti una preziosa occasione per ripercorrere il proprio cammino di fede, sostando in raccoglimento e riflessione lontano dal continuo, incessante e molesto brusio della moderna quotidianità. Proprio per favorire momenti di raccoglimento e preghiera, considerando l'ottimo successo riscontrato in un'analoga iniziativa organizzata durante il periodo d'Avvento, il capitolo della Cattedrale di San Vigilio, in collaborazione con l'Associazione Organistica Trentina Renato Lunelli, propone per le domeniche di Quaresima una serie di concerti d'organo che si tengono con ingresso libero nel Duomo di Trento ad ore 18 fino a domenica 17 marzo. Tengo a sottolineare la collaborazione molto fruttuosa con il capitolo della Cattedrale, che ha voluto fortemente questi incontri, tanto in Avvento quanto in Quaresima, proprio come offerta nuova che va al di là del consueto per un avvicinamento a questi momenti forti dell'anno liturgico attraverso il canale privilegiato della musica che parla direttamente al cuore e allo spirito. Domenica 24 febbraio, dopo i Vesperi, il momento musicale ha visto come appassionato interprete il giovane organista lombardo Matteo Enrico Balatti, attualmente organista del capitolo dei canonici della Cattedrale di San Vigilio, direttore del coro Santa Maria Maddalena di Vadena in provincia di Bolzano e docente di teoria, solfeggio, pianoforte e armonium presso l'Istituto Diocesano di Musica Sacra di Trento. Balatti ha eseguito un programma impegnativo, con brani forse poco noti al grande pubblico, ma di grande significato e coinvolgimento emotivo, scritti da organisti contemporanei come Jean Laglais, Maurice Duruflé e Olivier Messiaen. Ricordando che il prossimo appuntamento musicale si terrà sempre con ingresso libero domenica 3 marzo ad ore 18 con l'organista Luca Simeoni,
Desideriamo segnalare anche la bella iniziativa dell'Associazione Anastasia, che in collaborazione con l'Arcidiocesi di Trento e con l'approvazione dell'Ordinario, propone, sempre nel periodo di Quaresima, visite guidate gratuite nel Duomo di Trento, ogni sabato fino al 23 marzo ad ore 10:30 ed ogni domenica fino al 17 marzo ad ore 11. Videro e credettero, la bellezza e la gioia di essere cristiani. È questo il titolo di un'interessantissima esposizione allestita presso il Palazzo della Regione di Trento e visitabile fino a martedì 5 marzo. La mostra itinerante è stata promossa da Itaca, con il patrocinio della CEI e il sostegno di Credito Valtellinese, ed è stata portata a Trento dal Centro Culturale Il Mosaico, che ha trovato il sostegno dell'Arcidiocesi. Il percorso espositivo è suddiviso in 5 sezioni e presenta pannelli con immagini artisticamente rilevanti e fotografie, alle quali sono affiancate frasi tratte dalla Bibbia e dai capolavori della letteratura, o pronunciate da uomini di chiesa, tra i quali il Santo Padre Benedetto XVI. Di fatto si parte da un'analisi di quella che è la situazione culturale della nostra società, una deriva nichilista e relativista. Nella seconda sezione si analizza quello che è l'antefatto, ovvero il cuore dell'uomo. L'uomo è fatto da domande essenziali a cui non può nascondere. E noi proponiamo appunto nella terza sezione il fatto, Gesù Cristo, e l'incontro con la sua persona. Ma l'incontro con Cristo a fine se stesso non basta. Entra in gioco la libertà dell'uomo, il riconoscimento semplice di quello che è il fatto cristiano. E da lì si parte, poi si arriva infine alla quinta sezione, ed è la presenza di Cristo. La presenza di Cristo, infatti, l'ultimo quadro rappresenta proprio un'immagine di Dio, di Cristo, che è il punto finale. Videro e credettero è dunque una mostra che si inserisce perfettamente nel contesto dell'anno della fede indetto da Papa Benedetto XVI e si presenta quale chiara dimostrazione del fatto che la porta che conduce a Dio è sempre aperta per chiunque intenda abbandonarsi ad una volontà più grande. Ed è esattamente questo il fine per il quale il Centro Culturale Il Mosaico ha deciso di portare a Trento questa esposizione. La mostra è nata appunto su una provocazione di Benedetto XVI, appunto, nella lettera di indizione dell'anno della fede, Porta Fidei. E pertanto si è voluto appunto prendere questa provocazione e cercare di far capire che la fede, il cristianesimo, ha una convenienza umana, proprio parafrasando Benedetto XVI. E pertanto noi, attraverso questa mostra iconografica, quindi più facile, più facilmente accessibile, vogliamo proporre alla città questa provocazione perché cominci un lavoro. Nello sport professionistico il risultato, la vittoria o perlomeno il podio, si manifesta come valore prioritario, come un assoluto da perseguire. È comprensibile tutto ciò, ma solo fino ad un certo punto. Sono infatti altri i valori veri dello sport. Lo stare insieme, il condividere un'identica passione, l'apprendere il rispetto reciproco, l'amare la vita e il creato. In questi giorni la Val di Fiemme ospita i campionati mondiali di sci nordico. Una grande occasione di sport, ma anche di rapporto fra persone di nazionalità e culture diverse. Nella chiesa parrocchiale di Predazzo si è tenuto un incontro ecumenico di preghiera, proprio nel contesto di questi mondiali sulla neve che vedono la partecipazione di atleti provenienti da ben 56 nazioni. La celebrazione ha voluto rivestire perciò una dimensione internazionale ed è stata presieduta dall'Arcivescovo di Trento, Monsignor Luigi Bressan, con il parroco Don Giorgio Broilo e vari altri parroci e sacerdoti del decanato di Fiemme. Ad essi si sono affiancati tre pastori,
Giunti in valle con l'incarico di dare assistenza spirituale agli atleti appartenenti alla Chiesa luterana tedesca, a quella evangelica norvegese e a quella riformata svizzera. È proprio nata in modo ecumenico perché un pastore austriaco che segue le squadre, l'equipe dell'Austria e della Germania, mi ha chiesto di poter essere ospitato in canonica e allora è iniziato un dialogo e così abbiamo insieme prospettato questo momento di preghiera, visto che lo sport è un momento favorevole per l'incontro di tante persone, di tanti popoli, di culture diverse e il Vangelo è per tutti, e specialmente gli atleti anche con tutti i loro colori, danno proprio l'idea di cos'è l'immagine di Dio. L'incontro ha visto raccogliersi nella parrocchiale di Predazzo numerosi fedeli della zona, assieme alle delegazioni sportive internazionali, a rappresentanti del comitato organizzatore dei campionati e alle autorità locali. Particolarmente significativa la presenza del coro parrocchiale, che ha dato solennità alla celebrazione, eseguendo canti della liturgia cattolica e di quella luterana. Nell'omelia tenuta in italiano e in inglese, l'arcivescovo, citando l'apostolo Paolo, ha ricordato, tra l'altro, che la vita cristiana è tensione, preparazione e tirocinio in vista del raggiungimento della meta, con chiaro riferimento agli atleti che in questi giorni gareggiano sulle nevi fiemmesi. Quali opportunità esistono oggi per i malati di diabete? Oggi le opportunità sono multiple, soprattutto quelle di poter riscontrare il diabete già fin dall'inizio, presto, precocemente, e poi di essere curato molto bene. Oggi le cure che abbiamo a disposizione sono molteplici e ci permettono veramente un buon controllo del diabete per molti anni. Per parlare di diabete, ma non solo, l'Associazione di Volontariato per la Tutela dei Diabetici della Valle Agarina, presieduta da Livio Rudari, ha indetto un'assemblea ordinaria presso il centro di pastorale Beata Giovanna a Rovereto. L'incontro è stato l'occasione per presentare il bilancio consuntivo 2012 e quello preventivo 2013, un intervento proposto dall'Associazione Ottimamente relativo al corso di training autogeno e la partecipazione consolidata alla camminata con la Nordic Walking Arcobaleno di Trento. Tuttavia, l'obiettivo più importante della giornata si è concretizzato attraverso un'azione di forte solidarietà. Il sodalizio della Valle Agarina, che ha sede presso il centro antidiabetico dell'ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, ha generosamente consegnato nelle mani del sindaco di Novi Modenese il bonifico bancario a favore dei terremotati della località emiliana, un contributo raccolto durante la festa di primavera 2012 che, ha assicurato il sindaco, verrà investito nella costruzione di una casa protetta per gli anziani. Quando si parla di solidarietà si fa spesso riferimento ad azioni nobili che oltrepassano i confini territoriali e sfociano in altre culture e religioni. Ma anche queste, per così dire, piccole azioni solidali sono delle testimonianze forti di carità e di unione. Testimonianze che fanno ancora più commuovere se si pensa che questa è un'associazione accomunata da un problema e che decide di usare i fondi a favore di chi è più svantaggiato. Durante il pomeriggio si è animato anche un piccolo dibattito tra i diabetici e il dottor Gennaro per comprendere quali soluzioni esistono per questa malattia che implica un aumento di zuccheri nel sangue. Il vero problema che abbiamo nel territorio trentino è che le persone se ne accorgono sempre molto tardi. Invece avremmo bisogno che loro riuscissero a scoprire il proprio diabete, magari tramite il medico di famiglia, che esiste questa malattia e trattata e deve essere trattata fin dall'esordio, fin dalle prime battute. Solo in questa maniera possiamo garantire un futuro sereno e tranquillo al diabetico. Altrimenti, se riusciamo a passare alcuni anni senza un buon controllo e senza una gestione adeguata del diabete, il diabete è in grado di fare un sacco di complicanze, soprattutto cardiovascolari.
un romantico paesaggio innevato, cornice ideale di Villa Sacro Cuore, a Santa Giuliana di Levico. 40 ragazzi dai 20 anni in su. Il desiderio di condividere, di crescere e di fare amicizia, con profondo entusiasmo ed energia. Sono questi gli elementi che hanno caratterizzato il consueto appuntamento. Puntuale come sempre, infatti, anche quest'anno si è svolto il fine settimana dedicato alla formazione degli animatori d'oratorio, promosso dalla Pastorale Giovanile di Trento. Dopo gli incontri per la preparazione in vista del Natale e successivamente del Carnevale, si è tenuto recentemente quello in preparazione delle attività estive. No, questa due giorni di formazione è rivolta agli animatori con esperienza e con responsabilità rispetto soprattutto alle attività estive o comunque agli oratori. E quindi l'obiettivo è quello di aiutarli nel loro ruolo. Infatti in questi due giorni parliamo un po' e cerchiamo di capire meglio qual è il ruolo del responsabile, del coordinatore d'attività e provare a dare anche qualche strumento in più ai nostri animatori. Perché essere animatore d'oratorio? I ragazzi che abbiamo intervistato ci hanno risposto che è soprattutto quello che ricevono, le relazioni e i legami che si instaurano con i più piccoli, che riescono ad arricchire e a fare davvero la differenza. E così, ponendo molta attenzione alla dimensione dell'ascolto e al valore dell'amicizia da parte degli animatori, bambini e ragazzi si sentono compresi e in un ambiente familiare. I ragazzi cercano tanto di essere ascoltati e quindi a sua volta anche consigliati per scegliere la strada migliore per la loro vita. Il fatto di fare l'animatore mi dona e mi insegna dei valori che magari non avrei avuto se non avessi intrapreso questo cammino magari. Con l'arrivo dell'estate si attivano i campeggi, i gresti, i campi scuola. Tutte attività che mettono in evidenza il connubio tra aspetto ludico e aspetto spirituale, li coniugano per far sì che diventino l'uno necessario all'altro, per far comprendere ed interiorizzare. La formazione di quest'anno ha orientato l'attenzione a lavorare in equipe, il lavorare in squadra, facendo sì che il responsabile riesca a coinvolgere attivamente e ad indirizzare sulla strada migliore. Il tutto condito da tanta allegria, divertimento ed amicizia. Un maggior approfondimento andrà in onda nell'ambito della rubrica Giovani al microfono sabato 2 marzo alle ore 14.30 e alle 18.40 e domenica 3 marzo alle ore 20.30 su Telepace Trento, Telepace Regione 2. È bello, magari frugando in qualche vecchia soffitta, riscoprire ricordi di tanti anni fa, del tempo dei nonni o dei bisnonni. Ricordi che possono essere di famiglia, ma anche della comunità in cui si vive. A Cavedine è accaduto, riportando casualmente alla luce una serie di figure in legno che negli anni 40, o forse anche prima, venivano utilizzate nelle processioni del Venerdì Santo. Ora queste statue, debitamente restaurate, sono custodite nella canonica di Cavedine, in attesa del Venerdì Santo 2013, quando verrà rinnovata questa tradizione di religiosità popolare. Don Luigi Benedetti, parroco di Cavedine, il collaboratore pastorale Don Silvio e due rappresentanti dell'antichissima Compagnia del Santissimo, che anima le celebrazioni della Settimana Santa a Cavedine, ci hanno accompagnati nel documentarle. La signora Anna Maria Bonetti ce ne ha invece riportato una breve memoria storica. L'epoca penso che sarà stata ancora dopo la guerra, subito dopo la guerra del 45, e le statue l'hanno raccolte così un po'
a casaccio, non erano mica così belle come l'hanno rifatte adesso, però servivano per fare il sepolcro della Settimana Santa. A Don Silvio Benedetti abbiamo chiesto di raccontarci il ritrovamento delle statue. Ma noi abbiamo qui in paese un signor Walter, che è uno specialista delle cose antiche, e ha scoperto in una stanzina del campanile queste statue impolverate, tutte semi nascoste, sembravano distrutte. Ha detto: ma qualcosa devono rappresentare, qualcosa devono essere, e allora le ha tirate fuori una, le ha fatte rinnovare, diremmo così, perché erano inchiodate, levati i chiodi uno a uno, e poi da un pittore le ha fatte rimettere in luce. E siamo contenti perché ricordano un periodo storico della nostra parrocchia, dove si costruiva già da allora, come il presepio, diciamo, no? Costruivano per il sepolcro. Sono accanto a due membri di questa Compagnia del Santissimo di Cavedine, di cui abbiamo sentito parlare poc'anzi. È un'istituzione antichissima, risale, la sua data di nascita è al 1606, dunque più di 4 secoli di storia. Chiediamo a entrambi, ecco, di parlarci innanzitutto di quale sarà il ruolo della Compagnia nel prossimo Triduo Pasquale, dove rivedremo, tra le altre cose, queste antiche figure che sono state recuperate da un altrettanto antico solaio. Allora, con la Settimana Santa si incomincia dal lunedì e tutte le sere ci troviamo alle funzioni e facciamo alla fine della celebrazione, diciamo, la processione attorno alla chiesa all'interno, e dopo il sacerdote fa la benedizione. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Nel corso della settimana, l'arcivescovo di Trento, Luigi Bressan, aveva invitato tutti i fedeli e le comunità parrocchiali a unirsi in preghiera per Papa Benedetto XVI, e venerdì 22 febbraio, nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa della cattedra di San Pietro Apostolo, ha presieduto la Santa Messa in Duomo a Trento, celebrata appunto come segno di vicinanza e unione spirituale con il Papa. In un Duomo gremito di gente, nonostante fosse un giorno feriale, prima della celebrazione eucaristica sono stati proiettati 2 video riguardanti Papa Benedetto XVI. Nel corso dell'omelia, l'arcivescovo Bressan ha ripercorso i quasi 8 anni di pontificato di Benedetto XVI. In questo periodo, ha sottolineato, il Papa ha dato tutto se stesso ed è riuscito a declinare in maniera semplice e comprensibile a tutti concetti teologici precisi e profondi. Le 3 encicliche, i discorsi, i 5 libri pubblicati, i diversi momenti di riflessione e i 24 viaggi apostolici internazionali, nonché quelli all'interno dei confini italiani, sono state delle vene aurifere, delle vere e proprie perle preziose offerte ai fedeli. Un pontificato, insomma, che ha richiamato costantemente i fedeli a guardare sempre a Dio, quale alfa e omega di tutte le cose, ma nel contempo anche a mantenere desto l'uso della ragione, per non incorrere nella trappola del relativismo. La rinuncia del Santo Padre, ha proseguito Monsignor Bressan, seppur possa aver provocato dolore in molti, accresce la stima e l'affetto nei suoi confronti, perché con questo gesto Benedetto XVI si è mostrato ancora una volta umile e interessato in primo luogo al bene comune di Santa Madre Chiesa. Per aver difeso con estrema forza la fondatezza, la ragionevolezza e l'attualità della fede, ha concluso commosso l'arcivescovo, grazie Santo Padre, Dio te ne renda merito.
Il secondo appuntamento del ciclo Ritratti di Santi, organizzato dal Movimento Ecclesiale Carmelitano, ha avuto come protagonista la figura di Santa Catherine Mary Drexel, apostola degli indiani e degli afroamericani. Caterina Drexel nasce nel novembre del 1858 a Filadelfia. Durante un viaggio in Europa, compiuto nel 1883, Caterina, guardando un'immagine della Santa Vergine nella Basilica di San Marco a Venezia, ha l'impressione di sentire queste parole: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». La giovane, che allora aveva 25 anni, rimane molto scossa da questo episodio. Nel 1884, a seguito di un viaggio compiuto in alcune riserve indiane, nel Far West e negli Stati del Sud, le tre sorelle Drexel cominciano ad utilizzare il denaro di famiglia per aiutare gli indiani e i neri, costruendo scuole, dando loro cibo e vestiario e sostenendo il lavoro dei missionari. Guidata da suo padre spirituale, il 12 febbraio del 1891, Caterina dà vita ad una nuova famiglia religiosa, la Congregazione del Santissimo Sacramento per gli indiani e le popolazioni di colore. Preghiera ed azione, dunque. A 77 anni, Caterina viene colpita da una crisi cardiaca. Decide dunque di trascorrere l'ultimo periodo della sua vita in preghiera, come aveva sognato da giovane, soffrendo e offrendo la propria croce a Dio. Muore a 97 anni, il 3 marzo del 1955, un anno dopo che il governo degli Stati Uniti aveva deciso di abolire la legge sulla segregazione razziale. Nel 2000 Giovanni Paolo II l'ha proposta come modello per la Chiesa universale. Protagonista della prossima serata dei Ritratti di Santi, prevista per lunedì 4 marzo alle ore 20:30, sarà Shabazz Bhatti, martire pakistano per la libertà religiosa, morto nel 2011. Ricordiamo inoltre che Telepace Trento, Telepace Regione 2, ripropone in forma integrale la lettura della vita di queste figure ogni giovedì alle ore 14:35 e 22 e ogni venerdì alle 14:35 e alle 21:35.